Ah, sì, rispondere in 5 minuti, quindi rispondere brevemente. E diciamo che in Italia è particolarmente persistente questa divisione tra casa e cura e società e lavoro, in cui la casa è lo spazio delle donne e la società è lo spazio degli uomini, in cui la cura è la responsabilità principale delle donne e il lavoro è la responsabilità principale degli uomini. La nostra società si articola in questo modo e tendiamo molte volte a pensare che sia un problema culturale, cosa che indubbiamente è. Diciamo che in questo l'Italia è mediterranea, in questa struttura patriarcale dell'organizzazione della società, fortemente patriarcale direi, ma è anche un modo di funzionamento economico. Questa separazione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo è il modo in cui è organizzata la nostra società, in cui il lavoro gratuito che svolgono le donne è fondamentale. È fondamentale e diventa poi cultura. Gli italiani sono per esempio convinti che l'aspirazione principale delle donne in Italia sia fare figli, peccato che siamo un paese con una fortissima denatalità. Gli italiani sono convinti che gli uomini non sono per niente in grado di prendersi cura dei bambini e questa cosa in un paese nordico qualunque, diciamo la Danimarca, non lo pensa nessuno. No? Quindi è un sistema economico con una fortissima connotazione identitaria e culturale, cioè il modo in cui noi costruiamo la nostra identità, anche se poi i dati della realtà ci dicono che questo sistema non funziona. Il fatto che in Italia lavorino così poche donne è uno dei principali problemi che ha il nostro mercato del lavoro. Il fatto che in Italia lavorino così poche donne crea un problema di dipendenza economica, in cui la dipendenza economica non è soltanto, cioè non viene codificata soltanto come l'assenza di un reddito proprio. La dipendenza economica è non avere accesso alla gestione delle risorse, che è diverso dal non guadagnarsele personalmente. E parliamo di dipendenza economica per il 21,5% delle donne italiane. È più di una su cinque che non decide di quanti soldi dispone per affrontare la spesa, per decidere come si gestiscono le risorse familiari, che viene estraniata dalla gestione quando esiste del risparmio delle risorse finanziarie. Che cosa implica questo grande sbilanciamento di ruoli e di potere? Violenza. Violenza che non è solo codificabile come violenza fisica o sessuale o come forme varie di discriminazione, ma anche come violenza economica, in cui le risorse vengono usate come leva per la subordinazione. E il rischio per le donne che non lavorano di essere vittime di violenza economica è del 25%, quindi capite che se mettiamo tutto questo insieme, il modo in cui costruiamo i ruoli, il modo in cui dividiamo le attività economiche, il modo in cui dividiamo gli spazi tra privato e pubblico e quindi anche il governo delle cose, il quadro che viene fuori dell'Italia è quello di un paese in cui sarebbe stato bello che fosse stato tutto risolto negli anni 70, ma di fatto abbiamo una lista di problemi abbastanza lunga, direi, e molto radicata, nel senso che pur nel suo malfunzionamento questo è l'ordine delle cose. Parlavi prima della guerra. Noi abbiamo moltissime pensatrici femministe che ci raccontano come quando c'è un grande shock economico o sociale ci sono forme che Susan Faludi qualifica come backlash, quindi di ritorno indietro sugli avanzamenti nella parità di genere. E Susan Faludi ha scritto un bellissimo libro dopo l'11 settembre in cui raccontava come dopo l'11 settembre la società americana era molto tornata indietro sui ruoli di genere, riportando in auge il trionfo del maschio salvatore e della madre
che difende la casa. E questo noi in questo momento di pandemia, prima soprattutto la pandemia, ha avuto un impatto fortissimo nello sbilanciamento di genere, in cui a pagare di più in termini lavorativi sono state le donne, ma in cui il carico del lavoro di cura aumentato a causa della pandemia è stato in maniera molto sbilanciata portato dalle donne. Se noi guardiamo ai congedi Covid per la cura dei bambini, se guardiamo ai dati, le interviste sono state prodotte per capire come aveva funzionato la cura durante Covid, e ricordiamocelo che c'è stata una delega immensa nei confronti della famiglia, non solo nella cura dei bambini ma anche nella cura dei malati, è stato tutto un tornare indietro. E in effetti con la pandemia, diciamo, se prima lavorava leggermente più di una donna su due in Italia, dopo la pandemia lavorava meno di una donna su due, e l'occupazione femminile sta facendo fatica a riprendersi. Ma prima tu parlavi della denatalità, no? Noi siamo in presenza di una trasformazione demografica enorme in Italia, perché aumenta il numero delle persone vecchie, chiamiamole con il loro nome. Abbiamo un quarto della popolazione italiana che ha più di 65 anni, e tra queste persone anziane vecchie la maggior parte sono donne, donne vedove, donne sole, donne divorziate. Quindi anche nell'invecchiamento c'è una disuguaglianza. Si potrebbe dire, beh, però le donne vivono di più, quindi una disuguaglianza favorevole, però queste donne sono lasciate praticamente sole, perché non ci sono evidentemente politiche che ne tengano conto. E questo invecchiamento non è affatto compensato dalle nascite, anzi pochi giorni fa abbiamo sentito che le nascite continuano a diminuire. La cosa strana è che quando in presenza di questi dati ci si chiede: ma come mai? Allora, negli ultimi 10 anni 400.000 giovani donne e uomini hanno lasciato l'Italia. E perché l'hanno lasciata? Perché evidentemente non riuscivano a trovare lavoro, se lo trovavano era un lavoro povero, questo lavoro non era soddisfacente, anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, vuol dire che andare all'estero era più gratificante, anche perché si trovavano magari delle case in affitto a prezzi inferiori. Qui in Italia c'è un grosso problema anche per continuamente salgono gli affitti per le case, quindi i giovani sono a volte costretti a rimanere in famiglia fino a tarda età. Allora, come si fa in queste condizioni a pensare di mettere al mondo dei figli? E questa situazione demografica mutata non viene compensata neppure dall'arrivo di giovani immigrate e immigrati, perché il numero di immigrate e immigrati, che per fortuna fanno un po' di figli in più degli italiani e delle italiane, non è quella invasione che viene descritta dal governo attuale, ma ahimè anche in passato, no? Anche per le immigrate e gli immigrati, che in questo momento sarebbero un tocca sana per ringiovanire la nostra società, i ricongiungimenti familiari sono difficilissimi. Praticamente noi ci rivolgiamo agli immigrati e soprattutto alle immigrate come lavoratrici, perché visto che c'è questo squilibrio enorme nel lavoro di cura, le donne che lavorano, che sicuramente non sono un numero pari agli uomini ma comunque sono tante, affidano il lavoro di cura alle immigrate,
spessissimo immigrate anche di una certa età che vengono magari dai paesi dell'est, un fenomeno che è iniziato all'inizio degli anni 2000 e mi pare che questa non sia una soluzione per la cura, no? Né per il mutamento della società. Allora, che cosa si può fare per passare da questo paradigma ormai così forte nella società italiana, in cui sembra che la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di cui abbiamo parlato anche poco fa, sia un problema delle donne, non un problema della società. Allora, che cosa si può fare per cambiare questo paradigma della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e passare a un paradigma in cui la cura, ma anche l'assistenza, passi dalla conciliazione a una maggiore condivisione? Sì, come dicevi tu, il cambio di paradigma è proprio rompere quella dicotomia da cui siamo partiti della casa e la cura, il lavoro e la società, e romperla perché non funziona, perché anche se continua a essere, diciamo, il modello che informa il nostro mercato del lavoro, ma soprattutto le politiche pubbliche e il welfare, poi la società intorno a noi ci dice che quel modello è un modello che è in crisi perché le giovani donne studiano tantissimo e si proiettano nello spazio pubblico, e quando non riescono a entrare in quello spazio pubblico e soddisfare il loro desiderio di spiegamento, di progettualità e di desideri, che fanno? Non fanno figli. No? E c'è una sottrazione rispetto alle aspettative sociali, in cui in qualche modo le donne italiane stanno dicendo: se io non riesco a realizzare il mio progetto, non sono disponibile a realizzare un progetto di maternità. Chiariamoci, io non penso che sia un desiderio di tutte essere madri, però sicuramente in Italia abbiamo un problema con un desiderio di genitorialità frustrato, nel senso che gli italiani e le italiane, dichiarano, quello che vivono in Italia, dichiarano di volere, di desiderare più figli di quelli che riescono a realizzare. Il tema è che spesso il primo figlio arriva a un'età in cui quello che non arriva è il secondo. Diciamo, più o meno chi desidera un figlio, al primo ci arriva, molto spesso quello che non arriva mai è il secondo figlio. Quindi è un sistema che non funziona, a cui le donne in qualche modo stanno dicendo: non ci piace, no? Non è un esplicito sociale, si comporta molto di più come un implicito, però non è un sistema che sta funzionando. E non funziona perché questo grande sbilanciamento che riguarda moltissimo le persone anziane, quando noi pensiamo alla cura tendiamo a pensare ai bambini, in realtà quando parliamo di cura sempre di più parleremo di anziani e di anziane e non di bambini, e quando pensiamo alla cura molto spesso pensiamo alle donne giovani, ma in realtà sempre di più la cura è un problema di quelle che possiamo definire giovani anziane più che giovani giovani, perché sono quelle che si ritrovano tra nipoti e genitori anziani e che per esempio cercano di uscire prima dal mercato del lavoro, e non cercano di uscire prima perché vogliono godersi la vita, andare finalmente in Australia a farsi il viaggio dei loro sogni con il TFR o con la liquidazione, ma vanno, cercano di uscire prima dal mercato del lavoro perché non riescono a tenere tutto insieme, i genitori anziani, i nipoti e il bisogno di lavoro, di cura che ricade su di loro. E rispetto a questo, diciamo, la strategia che finora hanno trovato le famiglie italiane è stata quella di rivolgersi tendenzialmente al mercato, e quindi a un lavoro di sostituzione che viene chiesto alle donne
immigrate. Voi pensate che l'87% delle donne immigrate residenti in Italia fanno lavoro di cura, e questo a prescindere dalle competenze di cui sono portatrici. No? Sono donne che...